Salve a tutti ragazzi, mi chiamo Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Pokémon versione oro. Allora Vimi, nello scorso episodio avevamo scalato la torre Sprout, avevamo battuto tutti i saggi, avevamo ottenuto la MN Flash che non possiamo però utilizzare al di fuori della lotta. Prima di aver sconfitto Valerio, il capopalestra di Violapoli, io volevo andare a vedere, siccome è notte, ragazzi, volevo andare a vedere, ecco esatto, che appaiono dei Pokémon comunque selvatici notturni, qui tipo Hutut. E vorrei catturare proprio Hutut per mettere al posto, ragazzi, tipo di Caterpie, comunque, perché con Caterpie veramente ci faccio poco un cazzo. Mentre con Hutut, essendo volante, in realtà è più normale che volante in questo stadio, non mi ricordo che mossa impara, però lo uccido purtroppo. Voglio comunque un attimino catturare lui, ci sta secondo me. Poi bisogna anche vedere, perché ecco, mi dà il tuo numero, questo vuole il mio numero, ti chiamerò per la rivincita, certo che te lo do. Va bene, dai, quindi possiamo dare i vari numeri, no? I nostri numeri, ragazzi, possiamo dare, qui non c'è nulla, ok, possiamo dare ai vari allenatori. Almeno loro ci richiamano e ci chiedono la rivincita e ci danno anche altri soldi, quindi questo è un ottimo modo per farmare i soldi, ragazzi, assolutamente. Qui troviamo Rattata, Vari. Bisogna anche allenare un pochino almeno il nostro Onix, perché essendo Valerio un capopalestra di tipo normale, allora, sì, bene, di tipo volante, volevo dire, allora, le mosse roccia hanno effetto. Il problema è che per ora Onix non sa un cazzo, sa solo azione, ragazzi, come tra l'altro la maggior parte dei nostri altri Pokémon, per carità, però comunque non è che sa un cazzo lui, no? Quindi alleniamoci anche proprio velocemente, Onix, tanto con questo velocizzatore, raga, facciamo in fretta. Toglie veramente un cazzo, possiamo dire che non toglie un cazzo, almeno però sale in fretta perché c'ha il boost dato dallo scambio. Sale all'8, perfetto, non impara un cazzo, no? Bello Spinarak, madonna ragazzi, per un attimo ho detto, ma che è shiny? È tutto nero, l'ho visto, madonna, ho detto, che cazzo è shiny? Poi ho detto, no, non è possibile, ma c'erano gli shiny, ragazzi, insieme alla generazione? Secondo me no, sapete? Secondo me no, però questo voglio catturare, ma giusto così, Ecco, Spinarak, ragazzi, a me mi garba un botto, cioè a me veramente mi garba un botto, avevo anche in mente quasi di metterlo nel team, poi però alla fine ho detto, ma che cazzo me lo fa fare? Meglio avere Heracross a questo punto, visto che dovrebbe essere con le 8 anche Heracross, però non viene catturato. Io adesso utilizzo Gasly, allora, che lo ipnotizza, perché veramente, se no, questo non entra mai nella Pokéball. Tra l'altro avrei bisogno di comprare altre Pokéball, perché ce ne ho poche. Ok, Spinarak è stato catturato, perfetto. Tela può rimanere immobile nella tela per giorni, attendendo che vi si avvicini un'ignara preda, chiaramente. Come tutti i ragni praticamente del mondo reale. Ok, un altro Spinarak, sì. Almeno qui si vede, ragazzi, in questa versione si vede l'indicatore qui della Pokéball, che vuol dire che è stato catturato il Pokémon, perché non si vedeva, signori, nella prima generazione. Quindi dovevi ricordarti se l'avevi catturato o no. Che palle veramente sta cosa, Almeno al 10 deve salire lo zio, se no mi incazzo. Ora vado a vedere anche nel Pokédex a che livello impara la prima mossa Onix. Tanto ce l'ho, l'ho comprato ragazzi, ho comprato l'applicazione Datadex su Android. Proprio l'ho comprata, tanto era pochi euro, tipo 2 euro, una cosa così. Almeno non c'ho le ads che mi rompevano il cazzo e mi fa vedere tutto proprio. No, impara al 14, impara Rock Throw, non mi viene in italiano, ragazzi, la traduzione, perdonatemi. Tira roccia, no, non è tira roccia, ma comunque lo impara al 14, quindi un pochino troppo tardi, sinceramente. Io penso che lo faccio arrivare al massimo a livello 10 Onix, poi ciao. Anzi, quasi quasi andrebbe bene anche così a livello 9. Poi abbiamo Sentret a livello 9, Caterpie, ragazzi, quando è che si evolve? A livello 7, ragazzi, quindi io direi che Caterpie si può far evolvere, signori, ci sta.
Un altro tut, vediamo se riesco a catturarlo con Caterpie. Almeno non lo one shot, perlomeno. Ci sta di avere tut, mi piace. Madonna, ragazzi, è lui che mi ha one shottato Caterpie. Allora, Sentret, dai, mettiamo Sentret, ragazzi, un bella azione. Dai, zio, però, eh. C'è un'altra azione, ce la fai, sì. Ok, perfetto, adesso possiamo catturarlo. Anche senza l'ipnosi, ragazzi, ci si prova, eh. Ora, speriamo che non esca dalla cazzo di Pokéball, dai. Top! Utute è stato catturato. Benissimo, inseriti i dati di Utute nel Pokédex. Gufo, Pokémon Gufo, sta sempre su un piede solo, cammina, cambia piede così rapidamente che è raro vederlo mentre lo fa. Ok, perfetto, Utute catturato. Allora, non so se metterlo al posto di Caterpie, ragazzi, anche se tanto mi sa che non è... cioè, è di tipo volante, sì, ma di mosse di tipo volante ci avrà poco e un cazzo, quindi sicuramente io... non saprei nemmeno se sostituirlo o no, però volevo solamente far evolvere Caterpie, solo questo, guarda. Dai, dai, Caterpie al 7, vai, si dovrebbe evolvere. Cosa? Caterpie si sta evolvendo, ma davvero? What the fuck is this? Non ho nemmeno veramente tolto il velocizzatore, scusatemi. Complimenti, il tuo Caterpie si è evoluto in Metapod. L'ho tolto ora, troppo tardi, però. Metapod impara rafforzatore. Perfetto, signori, quindi, insomma, Metapod ha imparato il grande rafforzatore. Andiamo a vedere tutti i Pokémon. Metapod al 7, Totodile all'11, Sentret al 9, Onix, che si chiama Nixie, che fa cacare come nome, mi fa cacare proprio. Al 9, Bellsprout al 3 e Gasly all'8. Signori, noi siamo pronti proprio per andare ad affrontare Valerio, proprio così alla cazzo. Lo so che non ho mosse praticamente vincenti, possiamo dire super efficace contro i Pokémon tipo volante, però in qualche modo facciamo, devo dire la verità. Solo una cosa voglio andare a vedere nel PC di Bill. Deposita Pokémon un attimo. Guardate, io depositerei quasi Bellsprout, anche se mi dispiace un pochino, e ritiro Hutut, che ci sta secondo me. Andiamo a vedere un pochino però che mosse ha Hutut. Secondo me un cazzo veramente, ragazzi. Statistiche, azione ruggito. No ragazzi, utilizzo Bellsprout, cioè tutta la vita. Anche se Bellsprout contro il volante è debole, ragazzi, perché Pokémon tipo erba sono deboli, quindi va bene così. Dai, basta, non voglio perdere tempo, ulteriore tempo. Andiamo a fare, togliamo il velocizzatore perché è meglio così. Scusate, ma il velocizzatore ce l'ho mappato con Select. Devo cambiare sicuramente il tasto, raga, scusatemi. E vado a fare la palestrina. Vediamo un attimino che ci dice il tipo. Ciao, io non sono un allenatore, ma ho un consiglio. Però devi credere. Solo così il tuo sogno di campione potrà avverarsi. Mi credi? Allora ascolta qui. Il tipo erba è debole contro il tipo volante. Non dimenticarlo. L'ho appena detto, zio. Grazie comunque del tuo suggerimento, ti credo. Io credo in te, nel cuore mio Naruto. Palestra di Violapoli. Eccola qui, signori. E iniziamo subito. La gincana tra gli allenatori. Vediamo se hai la stoffa per sfidare Valerio. Io ho la stoffa e come, ragazzi. Quindi, insomma, vediamo... Valerio Scanu, no, Renzo avicoltore vuole lottare con un singolo Pokémon che è Spearow. Qui ragazzi sarebbe, mamma mia, 9, ma stai scherzando, mamma mia signori, che cazzo, qui subito si rafforza Metapod, sì ma qui mi one shotta ragazzi Metapod, che cazzo dico, Dio Camper. Il rafforzatore, cioè il rafforzatore di sto cazzo, il rafforzatore. Qui bisogna cambiare subito, immediatamente, perché non si fa un cazzo, veramente. Questo è già a livello 9, mamma mia signori. Secondo me è un po' sottovalutato Valerione. Secondo me mi fa il culo Valerione, datemi retta a me proprio. Fulmi sguardo. Dai però, non mi può attaccare 80 volte di fila, su zio. No, ho sbagliato, ho riutilizzato Fulmi Sguardo. Vabbè ragazzi, già si inizia malissimo. Però insomma, avendo un Pokémon e basta, e avendogli abbassato la difesa, a regola con il prossimo graffio dovrei distruggerlo, dai. Quasi one shottato, raga, eh. Cioè già tolto, dai, l'è mezzo morto. Io dico, madonna buona.
Sì, Spiro esausto, metto poi riceve, Totodile riceve, sale al 12 tra l'altro, grande Totodile Dailone. Renzo Avicoltura ha perso la sfida. No, non ci posso credere. Ne manda parte la mamma. E ragazzi, mi vado subito a curare. No, utilizzo una pozione, per favore. Non ce la faccio andare mai a curare tutte le volte. Una pozioncina e via, dai, su. Toto, dai, pozione, via. Perfetto, grazie. Sì, però, ascoltate, io vado con Toto, dai. Non me ne fotte un cazzo, capito? Anzi, sapete che faccio? Vado con Onix, perché avendo quel corpo bello roccioso, allora mi potrebbe proteggere dai vari attacchi noiosi. Passiamo al prossimo, che dovrebbe essere il penultimo tra l'altro allenatore. Qui non è che ci sono tanti allenatori nella prima palestra. Fegato è la parola d'ordine. Qui ci si allena giorno e notte per diventare campione di Pokémon uccello. Fatti sotto. Grande amante degli uccelli veramente in questa palestra. Come biasimarli. No! Italo, avicoltore, vuole lottare. Manda in campo Pidgey. Vediamo un pochino che cazzo sai fare contro il mio Onix, zio. Stridio subito. Azione. Ok, molto facile. Devo dire che con Onix effettivamente si va alla grande proprio, e si sale molto velocemente. Qui si mantiene Onix, ragazzi, assolutamente non lo voglio cambiare per nessun motivo. Uno stridio, anche un paio, e una azione, ragazzi, e secondo me il gioco è fatto veramente, frate. Ecco, ho utilizzato per sbaglio due stridi, però ragazzi, chi se ne frega, tanto vedete che lui al massimo ci può far beccata, ma tanto non ci toglie un cazzo uguale, capito? Quindi il tac, colpiamolo. Nonostante i due stridi, ragazzi, continua ad andare, mamma mia, ragazzi. PG esausto però, e riceviamo 123 punti, si sale al 10, mamma mia, ragazzi, secondo me questo Onix, impara lega tutto. Vediamo un pochino come funziona lega tutto in seconda generazione, ragazzi. Perché in prima generazione funzionava che se te utilizzavi la mossa, l'avversario, poi nel momento in cui premeva il pulsante attacco, ti veniva scritto praticamente Onix attacca ancora, Onix attacca ancora, Onix attacca ancora per tipo 2-3 turni e poi terminava l'effetto. Mentre adesso vediamo un pochino come funziona la mossa lega tutto. Siamo pronti per sfidare Valerione. Come vedete, lo stile di Valerio con i capelli blu. Sono Valerio, il capopalestra di Violapoli. So che qualcuno tarpa le ali dei Pokémon uccello con una scossa elettrica. Non permetterò che qualcuno faccia un tale affronto ai miei Pokémon. Che cazzo ti tarpa le ali? Ti mostrerò la forza dei miei magnifici Pokémon uccello. Eccolo, Valerione, il capo, proprio lui che vuole lottare ardentemente contro di me. Manda in campo Pidgey. Ma mi sa che tanto te avrai veramente vita brevissima. Innanzitutto iniziamo con lega tutto. Bello! Mamma mia. Ho usato lega tutto su PG nemico. Secondo me questo lega tutto agisce ad ogni turno. Come appunto è normalmente, possiamo dire, vedete? A ogni turno agisce il lega tutto. Sì. Non è come la prima generazione che agiva 2-3 volte all'inizio del turno. Qui agisce sempre ad ogni turno finché chiaramente non si libera. Non so se si libera o no, Qui occhio a fango sberla perché la precisione diminuisce un sacco. Infatti. E tra l'altro è super efficace comunque sto stronzo. Sì, andiamo di azione. No, fallisce Onix. Ma come, zio? Dai, date una svegliata, fra. Frate, devi darti una svegliata. Ah, giustamente, mi sta facendo, sta diminuendo la precisione come pochi. Madonna, sto fango sberla dei miei coglioni, ragazzi, veramente. Meno male che Onix è bello resistente. Poi non gli togliamo molto ormai. Dai, un'altra azione, zio, non puoi fallire. No, non va bene così, raga. Non va bene così. Ce lo stiamo facendo fuori con il lega tutto, ma
non va proprio bene, devi fare azione, bene, bene, bravissimo Onyx, grande cazzo. 123 punti per noi. PG8 ragazzi, allora con PG8 io cambierei un attimino, metterei Gasly, no Totodile mettiamo, dai zio, mettiamo Totodile un attimo. Mamma mia PG8 quanto è proprio cattivo, cattivissimo sembra. Allora, un bel fulmi sguardo per iniziare. Anche se utilizza raffica, attenzione zie. Almeno si diminuisce un po' la difesa, anche se tanto fa poco. E poi ira subito. Bella lotta questa deve essere, eh. Quanto li togliamo? Ok, brutto colpo però. Non sale l'ira, quindi utilizziamo graffio. Mamma mia, occhio alla raffica, zio. Sì, ma tanto ce la facciamo e come, con un altro graffio. Resisti Toto, dal cazzo resisti. Un ultimo graffietto e ciaoone, PG8, ciaoone, veramente. Mamma mia, quanto saliamo. Valerio, capo, ha perso la sfida. No, gli amati Pokémon di mio padre. E va bene, devo darti qualcosa. Hai la medaglia Zefiro della Lega Pokémon. Zorbet riceve 900, ne manda una parte alla mamma, chiaramente. Zorbet riceve la medaglia Zefiro. La medaglia Zefiro migliora l'attacco dei Pokémon, inoltre permette ai Pokémon che hanno Flash di usarlo quando preferiscono. Puoi avere anche questo. Tieni, Zorbet riceve l'MT31. Che è... Se usi un MT, i Pokémon potranno subito imparare una nuova mossa. Attenzione però, ogni MT si usa solo una volta. L'MT31 contiene Fango Sber, la testa di cazzo, che me l'ha usata contro Onix, danneggia il nemico e ne riduce la precisione. Quindi un'arma sia offensiva che difensiva. Grazie, grazie, grazie Valerione. Incontrerai molte palestre Pokémon sulla tua strada. Metti alla tua prova le tue capacità nelle palestre. Io devo allenarmi, sodo per diventare il più grande allenatore di Pokémon Uccello. Non ti preoccupare che già stai diventando un grande allenatore, quindi complimenti, complimenti a tutti. Bene, continua così e sarai presto campione. Ora, diciamo, presto, non insomma, prima palestra. Capo Valerio, allenatore vincente Zorbet, Utero ancora non ha vinto. Vabbè ragazzi, Utero non ha vinto, infatti ecco quello che arriva. No, è il professor Helm che mi chiama. Pronto Zorbet? Abbiamo scoperto qualcosa sull'uovo. Il mio assistente si trova al centro Pokémon di Violapoli. Puoi andare a parlargli? Clic. Subito, subito, non avevo nient'altro da fare, infatti dovevo andare lì comunque per curare i miei amichetti, quindi diciamo che ci vado volentierissimo. Andiamo a vedere l'assistente professor Oak, eccolo, però prima fammi curare, zio, un attimino. Se poi si prende anche un caffè, poi dopo insieme assistente. Grazie per l'attesa, ora i tuoi Pokémon sono in perfetta forma. Arrivederci. Ok, Zorbet, nel passato del tempo il prof Helm mi ha detto di cercarti. Deve chiederti un altro favore, ancora, puoi portare con te l'uovo Pokémon? Sì, no, non puoi portare con te altri Pokémon. Aspetterò che tu faccia spazio per l'uovo. Subito, signore, subito, faccio spazio immediatamente per un ovetto che mi si schiuderà veramente nello zaino. Con tutto il calore che gli passerò, che permerà veramente lo zaino e che... riceverà l'uovo. Non so che cazzo ho appena detto, ragazzi, scusatemi. Però qui chiaramente si deposita. Andiamo a scegliere Metapod, Sentret, Totodile, Gasly, Hutut. Depositiamo Hutut. Tanto ragazzi è indifferente, cioè uno o l'altro non sono Pokémon destinati a rimanere nel mio party. Quindi ok, adesso sì che possiamo tenere l'uovo. Dammelo subito Zorbet, sì. Certamente, dammelo subito. Riceve l'uovo. Abbiamo scoperto che un uovo Pokémon si schiude finché il Pokémon non è abbastanza cresciuto nell'uovo. Inoltre l'uovo si schiude solo se si trova con Pokémon attivi. Zorbet, sei l'unico su cui possiamo contare. Chiama il professor Helm quando l'uovo si schiude. Poi glielo devo ridare? No, me lo donerà ragazzi. Però non mi ricordo chi era, Togepi? Non me lo ricordo proprio, signori. Togepi oppure un altro dei Pokémon Baby, tipo Bocleffa, Magby, Elekid, Pichu. Non lo so, ragazzi, non me lo ricordo proprio, devo dire la verità. Però io credo che per questo episodio sia tutto, visto che ho appena battuto la palestra, ho fatto due o tre cose, quindi secondo me è meglio chiudere qui l'episodio. Noi nel prossimo continueremo veramente la nostra avventura su Pokémon Oro, però se vi è piaciuto questo mi raccomando mettete un bellissimo like, iscrivetevi, commentate, se volete supportare il mio canale. Da Peperuzorbet è tutto, noi ci vediamo ragazzi, ciao a tutti!